Oh, ciao Antonella, Ciao Stefania, buongiorno. benvenuta a Bordeaux e grazie di averci permesso di chiacchierare un po' questa mattina, perché so che sei molto occupata. Grazie a voi. Tu svolgi la professione di avvocato a Roma, dove vivi da diversi anni. Ma sei calabrese come me, sei di Rocella Ionica, ci teniamo questo a dirlo sempre, no? Però io so che oltre al tuo lavoro hai un'intensissima attività culturale che ti ha portato a creare un'associazione, a creare un premio, poi un libro, eccetera. Io guarda, ti lascio subito la parola perché vorrei che tu ci parlassi di tutte queste attività che hai messo su da diversi anni, che sono interessantissime, io ti seguo. Quindi raccontaci come sono nate e qual è l'obiettivo. Sì, sono già 20 anni che è stata costituita questa associazione fra avvocati e magistrati, ius gustandosi in posti giuridici, perché l'idea era quella di dare un sapore nuovo al diritto, quindi di trovare il sapore inteso anche come sapienza, diversa, un modo diverso di rendere il diritto fruibile anche da chi è fuori dalle aule giudiziarie. E quindi all'inizio l'associazione si è prevalentemente occupata di essere di supporto ad altre associazioni. Per esempio, il nostro inizio è stato legato ad un'associazione che si occupava di bambini sieropositivi, e quindi io ero responsabile affido di questi ragazzini che oggi, grazie a Dio, sono negativi. Sono diventati maggiorenni, adulti, hanno famiglia anche, quindi è stata una bella esperienza. Quindi durante tutte le nostre riunioni, ovviamente da buoni meridionali, anzi da greci, che venivano sempre fatte a casa mia, mi ritrovavo ad ospitarli, a poi finire a fare due spaghetti. Alla fine è venuta fuori l'idea anche di fare una gara culinaria, magistrati contro avvocati, e quindi abbattere ulteriormente la barriera avvocatura-magistratura e scoprire le professionalità, oltre alla professionalità, anche l'umanità, dei professionisti. Questa gara culinaria ci ha reso molto noti e ha avvivato l'interesse dell'associazione verso il diritto alimentare. Quindi con questa siamo diventati quindi dei paladini della sana etica e legale alimentazione, e questo poi ha comportato, almeno per me, non solo l'interessamento e la specializzazione in diritto alimentare, ma anche sono entrata di diritto in questa Chaîne des Rôtisseurs, che è un'associazione francese fondata da Luigi Nono, che è la catena degli arrostitori, quindi una confraternita che promuove i valori dell'eccellenza nella cucina, ma anche nell'eccellenza della convivialità intesa come rete di professionisti tutelano il valore dell'amicizia e in questo senso dell'altissima qualità dei rapporti umani, che poi necessariamente ti portano anche, in qualche modo, la bellezza delle relazioni umane si traduce anche nella bellezza delle scelte che poi le persone fanno, da quella che può essere più meramente vanitosa dall'estetica della location fino all'eccellenza anche della qualità del vino, del buon cibo con cui si accompagna ogni incontro. E poi negli anni abbiamo creato questo premio. All'inizio il premio era legato all'idea di premiare i talenti che c'erano all'interno del mondo giuridico sotto diverse sfaccettature, quindi il talento poteva essere quello anche di aver portato avanti delle particolari battaglie giuridiche. Per esempio, abbiamo premiato e sostenuto la battaglia
Italia per la legge sulle unioni civili, anche se al nostro interno c'erano tantissimi giuristi cattolici e io sono tra questi, però la battaglia era una battaglia di civiltà, andava sostenuta e premiata. Poi opere di ingegno in generale legate alla cultura della legalità, abbiamo contribuito a fare la prima notte della legalità, cioè a portare 1500 studenti all'interno del Tribunale di Roma e ad intrattenerli con spettacoli, libri che potessero essere espedienti utili per affrontare alcune problematiche di diritto. Da qui nasce l'idea del premio Ius Arte Libri, il ponte della legalità. Rimanendo legata alla mia terra e anche al comune vissuto che anche tu hai, di cui anche tu sei testimone di questo nostro paese che comunque è stato sempre ricco di fermenti culturali, no? Quindi abbiamo avuto questo Antesignano Festival del Jazz che ha reso Roccella famosa nel mondo per la particolarità anche della sperimentazione, per la prima volta si riunivano da noi per fare rumori mediterranei, non solo per fare jazz, quindi eravamo proprio all'avanguardia e quindi evidentemente questo seme ci ha portato, credo che forse questo ci accomuni, ad avere questo interesse per le attività culturali, a credere che l'attività culturale sia non solo un momento importante per intrattenersi, ma sia un momento importante per evolversi, per crescere e arricchirsi. E quindi ho voluto che questo ponte della legalità avesse un pilastro nel comune di Roccella Ionica ed un pilastro importante nel comune di Pontremoli, che è la città del libro, dove c'è il premio Bancarella, ed infatti questo nostro concorso letterario itinerante finisce la mattina in cui viene proclamato il Bancarella, viene prima proclamato il nostro premio e l'obiettivo è quello poi di istituire all'interno del Bancarella un vero e proprio premio giuridico, un Bancarella giuridico, cioè un premio che dia modo agli scrittori impegnati dal punto di vista appunto politico, sociale e giuridico di essere premiati per la promozione di questi valori di legalità e giustizia. Beh, guarda, sai, è incredibile, io sapevo qualcosa ma non immaginavo tanto e poi c'è un altro aspetto che penso sia molto interessante, di cui vi occupate nell'associazione, e riguarda le donne. Io so che avete fatto anche molto per le donne, se ce ne vuoi parlare anche rapidamente. Sì, beh, purtroppo è anche d'obbligo, perché questo sappiamo è il mese in cui in tutto il mondo si celebra la giornata mondiale contro la violenza alle donne, e quindi noi sempre nel mese di novembre, dopo aver istituito già nel 2004 un progetto di Ius Ascolto Donna, quindi di una possibilità per le donne di contattarci, di avere una consulenza gratuita, una consulenza tutto a 360 gradi, perché comunque offriamo anche il supporto psicologico, e questo in tempi antecedenti alle leggi note, no? Come codice rosso sullo stalkeraggio, e quindi abbiamo, perché all'interno della nostra organizzazione offriamo anche questa possibilità di un supporto concreto, per cui siamo attivi nel creare legami anche con associazioni note tipo come Salva Mamma, che è un'associazione che praticamente dota le persone che si rivolgono a questa associazione di una valigia con tutto ciò che occorre per poter lasciare una casa dove c'è un uomo violento, e quindi poter sostenere anche per i primi mesi dell'allontanamento anche l'accudimento per i bambini, perché spesso queste madri hanno anche dei minori, e quindi anche questa ci porta ad aver istituito dei protocolli con il Tribunale dei minorenni, insomma con le forze dell'ordine,
c'è una possibilità di concreto, di aiuto concreto che prescinde dalla mera denuncia o dalla mera assistenza legale, anche perché di colleghi bravi ce ne sono tanti in giro, non è solo quello. Cerchiamo sempre di intervenire prima che si arrivi all'exitus finale del femminicidio. Qualche volta ce l'abbiamo fatta e qualche altra volta no, anche perché poi devo dire che da questo punto di vista è diventata una tematica anche eccessivamente mediatica, cioè della violenza occorre parlare in termini culturali, infatti abbiamo con noi anche e cerchiamo di ospitare sempre all'interno del nostro concorso letterario libri che ci aiutano a capire quali sono le radici della violenza. E abbiamo con noi nel nostro gruppo un'antropologa molto brava che appunto parte dall'uso stesso del linguaggio. Ecco, la violenza non è solo quella che noi poi siamo che viene spettacolarizzata nell'omicidio. Però poi facciamo anche una cosa un po' più leggera, che è quella in prossimità di questa data del 25, facciamo una cena in rosso, chiediamo a tutti le donne di essere anche femminili, perché il diritto alla femminilità è un diritto che va rivendicato, di essere belle, eleganti, con i tacchi, vestite in abiti di gala rosso, gli uomini indossare qualcosa di rosso, cuciniamo un menù rosso e poi facciamo gli scatti del calendario per l'anno successivo, proprio per specificare che l'impegno contro la violenza sussiste tutto l'anno, tutti i giorni, non soltanto in prossimità del 25 novembre. Quindi Antonella, io so che anche durante il periodo del lockdown tu sei stata molto attiva con la tua associazione, quindi ci sono stati dei salotti virtuali e c'è stata anche la creazione di un libro, Coveni, Covid, Covici, che tu hai fortemente voluto, che è una raccolta di racconti brevi che sono stati scritti da avvocati, io ho letto anche da bambini, perché io mi devo procurare il libro e ti chiedo scusa per questo, ma lo farò senz'altro, perché sono in ritardo con la lettura, io, malgrado. Adesso lo troverai perché lo ristampano, quindi Quindi, no, lo prenderò. con Amazon lo potrai Lo anche. troverò senz'altro, guarda, perché questa è la mia mancanza, ma. Voilà, Senti. sì, vorrei che tu ci dicessi due paroline su questo libro, perché l'idea di un libro è in un periodo di emergenza sanitaria, e qual è l'obiettivo? Allora, l'idea è scaturita dal fatto che noi eravamo abituati, noi intendo il direttivo di USARTE e il Collegio Elettori di Roma, a vederci 2 volte al mese, anche a volte 3 volte al mese, con incontri abbastanza intensi, nel senso veniva presentato il libro, l'aperitivo, ti intrattenevi con l'autore, quindi dei momenti in cui c'era grande affiatamento e grande vicinanza. Ritrovarci spiazzati dal lockdown ci ha fatto sentire doppiamente orfani rispetto a questa quotidianità, no? Incardinata già da anni di ritrovarci in gruppo. Per cui io avevo un gruppo di scrittura creativa su Facebook, un gruppo segreto, e quindi l'ho esteso anche al collegio elettori e agli autori che concorrevano con noi. E nel giro di abbiamo aperto il gruppo il 14 marzo, chiuso il laboratorio a fine marzo, il 30 marzo. Il laboratorio ovviamente si è svolto, ci vedevamo via Zoom, via Skype, ci chattavamo, venivano mandate in onda in rete delle lezioni sul racconto breve tenute da uno degli scrittori
scrittori che collaborava con noi, che concorreva con noi, che anche il mio maestro di scrittura, che è Andrea Bocconi, e poi abbiamo coinvolto 40 autori, di cui 7 bambini. La sfida era quella di scrivere in 100 parole. I bambini hanno subito accettato la sfida, i grandi di meno, soprattutto i magistrati e gli avvocati, che difficilmente rinunciano alle proprie parole, e quindi io ho dovuto anche editare tantissimi racconti. Qualcuno è stato bravo, è riuscito a contenersi nelle 100 parole, qualcun altro ha sforato di molto, cioè fino a 3.500, poi li abbiamo ridotti a un massimo di 1.000. Ed è stato un modo per affrontare la nostra paura, perché eravamo veramente spiazzati. E poi abbiamo trovato un editore entusiasta, che tra l'altro poi successivamente ha scritto anche lui un libro sul Covid ispirato da questa iniziativa, e quindi l'esercizio era un esercizio non solo narrativo ma anche esistenziale, perché misurarsi con il limite, quindi noi eravamo limitati, eravamo in detenzione domiciliare, quindi dovevamo limitarci e dovevamo affrontare la paura dell'inevitabile, perché è dell'ignoto. E poi il 16 aprile siamo riusciti già a mandarle in stampa, mantenendo le misure Covid, siamo riusciti a veicolare il libro tra di noi, addirittura a fare una raccolta fondi per la Croce Rossa della Riviera dei Gessomini di Locri, perché comunque siamo stati virtuosi in quell'occasione, ma occorreva fare tanti tamponi nei paesi interni, occorrevano i soldi per il carburante, e adesso siamo riusciti a vendere, a far acquistare le 300 copie, perché era un progetto pilota, e adesso il libro verrà stampato, ristampato, ripubblicato, perché abbiamo creato un calendario 2021 con i 12 racconti da 100 parole che abbiamo prescelto, e quindi purtroppo questo anno sarà memorabile nella storia di tutti per il Covid. Speriamo che, appunto, speravamo, come nel titolo, di riportare una vittoria fulminea come quella di Giulio Cesare. Andremo a rilento, però speriamo che sia di buon auspicio per il 2021, insomma, di riportare completamente la vittoria nel 2021. Bene, senti, io se no, vorrei solo citare la casa editrice, che è la Bastoggi Libri. Sì. Ecco, brava, perché effettivamente quando ho detto il titolo, ho dimenticato. Antonella, io vorrei chiudere questo collegamento con un'ultimissima domanda, che riguarda un possibile ponte tra... tu hai parlato di ponti prima, la Calabria, c'è Roma, c'è Pontremoli, il premio Bancarella, e forse noi speriamo anche Bordeaux. Quindi me lo auguro veramente di cuore con la nostra associazione, il nostro Festival Le Printemps Italien, che la cui edizione probabilmente quest'anno non sarà a marzo, ma sarà più tardi, all'inizio dell'estate, perché sembra veramente difficile che si faccia a marzo, vista la situazione, e con la nostra rivista, quindi Simposio Italiano. Allora, io lascio a te finire, perché su questa collaborazione che dovrebbe portare i vincitori del premio che tu hai istituito qui a Bordeaux al nostro festival. Ti lascio la parola. Riuscire a portare anche il nostro premio in Francia è sicuramente diciamo che è una prospettiva che irradia questo fine 2020, che è nefasto, insomma, è inutile negarlo. E quindi questa apertura, questa possibilità, appunto, di ampliare il ponte che già attraversa 10 città italiane, è sicuramente una cosa che mi fa molto piacere, ma che ha reso molto felici i vincitori 2020, perché il 28 ottobre, con grande ritardo e purtroppo non a Pontremoli, abbiamo proclamato i vincitori della categoria miglior romanzo e miglior saggio, e lo abbiamo fatto alla Camera dei Deputati, quindi un luogo sicuramente prestigioso, che comunque dà
aumenta il suggello di prestigio del premio e conferisce appunto un suggello anche istituzionale maggiore, ma direi onorevole, che ci fa molto piacere. Per cui sì, verremo volentieri. Io ho già dato questa splendida notizia ai nostri vincitori e sono tutti entusiasti. Infatti, nel momento in cui abbiamo consegnato i premi, abbiamo anche chiesto di farvi un saluto e ci siamo lasciati con l'auspicio che noi cercheremo di riprendere via web al momento gli incontri per l'edizione 2021, e quindi aspettiamo anche che magari qualcuno dei vostri autori venga invece a concorrere con noi o a relazionare ai nostri incontri. Per cui siamo felicissimi di allargare il ponte e spero vivamente di ritrovarci lì. In ogni caso, i libri, tra l'altro, tra i libri che hanno ottenuto un riconoscimento importante, c'è il libro sulla biografia di Caterina de' Medici, la vostra regina francese, che era un'italiana, e quindi questo libro può essere emblematico di questo ponte, di questa collaborazione, di questa energia. Quindi saremo anche lieti di essere ospitati sulla vostra rivista. Benissimo, senti con grande piacere. Sono veramente impaziente, però dobbiamo un po' aspettare, guardare l'evolvere, almeno per il festival, per la rivista invece no, questa la rivista continua. Senti Antonella, io ti ringrazio veramente tanto perché insomma sei occupata, ma sei riuscita a trovare uno spazio per la nostra rivista, per l'associazione. Ti auguro buon lavoro e ti dico a presto, veramente. A presto, Grazie, a ciao. bientôt, ciao. Con mascherina? Con mascherina? Io la tolgo, anche dite, per parlare la tolgo, no? Cioè, Per evitare Costanzo scegliere se la polemiche. siamo autorizzati tutti quanti. Sì, ma tanto le distanze ci sono, dai. Tanto la foto con la mascherina ce l'abbiamo e quindi. Possiamo andare. Siamo con Fausto Bertinotti, autore del saggio Colpita al cuore, che quest'anno per l'edizione 2020 del premio Ius Arte Libri vince il premio miglior saggio. Leggiamo la motivazione con cui è stato conferito il premio, motivazione tra l'altro redatta da uno dei nostri membri del collegio elettori, con grande fair play da uno degli scrittori concorrenti. Oltre 20 anni di politica raffazzonata, personalistica e narcisistica ci hanno anestetizzati fino alla rassegnazione. La prosa mai noiosa ed elegante dell'analisi condotta da Bertinotti, con le serrate argomentazioni che distinguono il vero politico, trasforma il saggio da libello polemico a sonoro ceffone che desta ogni lettore dal torpore. Il lavoro, quello che garantisce al cittadino sussistenza e soprattutto dignità, non è più il nucleo, la base e il fine della vita sociale e politica. La stabilità instabile in cui è vissuto l'Occidente ha sferrato il colpo mortale che ha raggiunto al cuore il nostro paese. La Costituzione e i suoi capisaldi di civiltà sono stati uccisi. Nessuno può ignorarlo senza trasformarsi in complice. Come arginare lo tsunami digitale che anche prima del Covid-19 ha svuotato il lavoro della sua funzione di pacificatore umano e sociale? Nel salotto del 4/2/2020 a Villa Letizia si sono alternati la senatrice Paola Binetti, l'onorevole Pino Pisicchio, il magistrato Anna Maria Franchini, i professori avvocati Giovanni D'Alessandro e Antonio Palma, con la moderazione del giornalista Rai Daniele Rotondo. Siamo lieti pertanto di conferire a Fausto Bertinotti il premio per miglior saggio 2020. Grazie, grazie molte, grazie davvero. Motivazione generosissima. Motivazione generosissima. Possiamo vederla più vicino, leggermente più vicino Sì. all'onorevole Tonno. Ok, grazie. Potete toccare tutte e due la pergamena per Sì, favore? Sì, certo. eccola qua. Guardate, grazie. E grazie. Grazie a voi. Ok, allora, due battute
Presidente Bertinotti su questo premio, ma anche sull'esperienza che ha fatto insieme a noi, perché non è la prima volta che lo abbiamo ospite nel nostro salotto Ius Arte Libri. Abbiamo avuto anche il piacere di ospitare la Roccella Ionica, che è uno dei pilastri del Ponte. Speravamo quest'anno di poterlo ospitare anche a Pontremoli, dove il premio finisce, viene proclamato, ma per le note vicende siamo qui a Roma, osservando per quanto possibile le distanze di sicurezza, con il nostro rammarico anche. E quindi, come si è trovato con noi? Qual è stata la sua esperienza di concorrente? E poi le devo porgere l'invito come vincitore a ritrovarci anche a Bordeaux all'interno del Festival della Letteratura Italiana a giugno 2021. Grazie di tutto, dell'invito, della premiazione, come ho detto, eccessivamente generosa, ma insomma grazie. E poi mi sono trovato benissimo proprio. Tra l'altro la cosa è particolarmente, diciamo così, interessante da dire, perché lo scritto è uno scritto contropelo, è uno scritto che quindi dovrebbe determinare delle avversioni e non dei moti empatici. E invece, diciamo così, la cornice entro cui il libro è stato presentato, poi accolto, e la presenza delle persone che vi hanno fatto parte ha determinato questa contraddizione. Di un libro antipatico e una cornice molto, molto simpatica. E il luogo ha anche aiutato, il luogo Roccella ha molto aiutato, che ha confermato, lo dicevamo venendo qua insieme ad Alessandra Lecce, ha confermato questa percezione ormai sempre più, secondo me, evidente, che l'Italia minore, cioè l'Italia dei piccoli e medi centri, si rivela l'Italia più viva e più ricca in questa fase, alla crisi delle metropoli, una crisi che riflette la più generale crisi della società e persino la ingigantisce, corrisponde invece a una capacità di vita, di iniziativa di centri minori, di cui anche questo premio è un'espressione molto, molto interessante. Quindi auguri. Allora, accetta l'invito di ritrovarci anche a Bordeaux, so che lei ama il vino, quindi sicuramente... Amo la Francia, il vino, quindi possiamo tranquillamente accettare l'invito. E, insomma, il vino non ha, come il libro e il vino sono due viatici straordinari, messi insieme possono, non dico produrre l'ebbrezza che il vino determina, che i libri... genere no, ma insomma aiutare. Abbiamo bisogno di qualche supplemento di aiuto ora, dovendo fare un argine violentissimo contro tutte le forme di droga, che peraltro in una crisi di società come questa rischiano davvero di essere molto attraenti. Invece delle risorse naturali, come il vino, merita forse qualche apprezzamento in più. Non fino al punto, appunto, di perdere lucidità, di cui ci sarebbe un grande bisogno, ma di aumentare affettività, di cui c'è pure grande bisogno. Grazie. Senta, è arrivata Flaminia Naro, la nostra amica giornalista, poi conduttrice di tanti salotti letterari, che ha una domanda per lei. Ciao. Una domanda così un po' frivola, diciamo, visto che parliamo di Ius Gustando, vini e cosa. Come abbinerebbe in una serata tra amici il suo libro? Con quale vino? Beh, sono per storia, anche se non per la nascita, perché la nascita sono milanese, ma per storia sono piemontese. E quindi uno tra i due vini, diciamo, sovrani di quelle terre. Il barbaresco, perché secondo me ha qualche dinamismo in più della solennità, peraltro indiscutibile, di sua maestà il Barolo. Quindi barbaresco. E allora col barbaresco... Intanto perché è rosso. Ci salutiamo. è rosso. Beh, il vino nero non esiste. O è rosso, o è bianco, o è rosé.
E se guardiamo ai colori della politica, forse una qualche nostalgia del rosso si giustifica. Grazie. Grazie. Sono stati bravissimi. Passiamo ad Alessandra che Sì, ha proprio velocissimi. Sì, perché io ti ho dato del lei, Fausto, perché stamattina avevo dato del tuo Cosimo Ferri e lui mi ha risposto con lei, ma gelato. E invece Il rapporto a distanza. Siamo con Alessandra Necci, alla quale diamo oggi una pergamena di riconoscimento da parte del nostro circolo delle letture femminili, che è all'interno del circolo dei nostri elettori. Alessandra, già vincitrice dell'edizione 2018, del premio Jusarte Libri per il miglior saggio con il romanzo Isabella e Lucrezia e le due cognate, viene oggi ospitata in questa rassegna all'interno, come ho detto prima, del circolo di letture femminili per rendere omaggio all'impegno sociale delle donne scrittrici che senza alcun patetismo narrano storie di altre donne. La biografia sulla regina della Francia è occasione per noi per rendere omaggio alla memoria della compianta Jole Santelli e del suo primato di prima donna eletta presidente della Regione Calabria. Nel salotto del 3 marzo 2020 a Villa Letizia si sono alternati gli avvocati Saveria Mobrici, Elvira Cianci, Antonella Sotira e lo scrittore Giampiero Ventura Mazzuca in un memorabile dibattito sulla parità di genere alle soglie del primo lockdown italiano per Covid-2019. Ecco la pergamena. È con noi la giornalista Flaminia Naro, conduttrice anche lei di tantissimi salotti di lettori, scrittori, che ci ha accompagnato anche in questa edizione 2020 e che formulerà le domande alla nostra Alessandra Necci. Alessandra, allora questo non è certo il primo libro, non sarà l'ultimo. Siamo a distanza di sicurezza, posso toglierla. E Caterina, la grande Caterina de' Medici. Oggi che cosa avrebbe fatto Caterina in una situazione così complessa? Ma innanzitutto voglio ringraziare per questo premio, mi fa veramente un enorme piacere, sono onorata e sono felice che sia stato dedicato alla memoria di Jole Santelli. Caterina De Medici era una donna capace di affrontare crisi gravissime. Tutta la sua vita è stata caratterizzata da crisi drammatiche e secondo me il succo della questione è che lei non ha mai perso né il controllo di sé né il controllo di quello che aveva intorno. Ha fatto appello all'unità del paese, che era la Francia, ha tenuto vicina la sua famiglia, i figli Valois, che erano figli molto difficili, e ogni tanto è anche stata capace di approfittare delle cose positive della vita, come il buon cibo, una bella corte, un buon vino. Quindi io credo che innanzitutto l'unità e la solidarietà siano i temi indispensabili a cui richiamarsi, e anche la capacità di apprezzare l'attimo e tutto ciò che ci viene in esso, perché poi la vita è imprevedibile. Non proprio negli ultimissimi tempi politici che stiamo vivendo, ma anche andando un pochino più indietro, c'è qualcuno che in qualche modo ti ricorda Caterina De Medici, anche un uomo, diciamo la genialità di Caterina De Medici? Fammi consentire oggi, io non ho afflati eccessivamente femministi, ma fammi consentire sulle donne. Ci sono due donne di due epoche, una con Antonella e te l'abbiamo presentata tante volte ed è Isabella d'Este, il cui motto era Nec spe nec metu, che significa senza speranza e senza timore. E credo che questo sia un viatico molto utile per questa fase. Non bisogna avere paura, naturalmente non bisogna nutrire illusioni perché il realismo è indispensabile. E la seconda donna per la quale io ho grande simpatia da sempre è una donna invece contemporanea che è Margaret Thatcher e che è riuscita a gestire l'Inghilterra in una fase di crisi gravissima. E lei diceva rispetto a se stessa: non sono stata fortunata, me lo sono meritato. Ecco, io penso che la terza voce da mettere è il merito. Credo che più l'Italia riuscirà a dare voce al merito e più noi potremo uscire più forti da questa fase. Il merito che naturalmente è anche supportato da una profonda cultura, nel senso che si può anche volare alto se, così senza grandi competenze, però poi insomma ci si ferma. Quindi tu mi hai preso due personaggi di enorme spessore e valore culturale. Sì. Volevi sottintendere anche questo? Anche questo, Flaminia, sì, nel senso che Isabella d'Este è sicuramente poi una donna di grande cultura che ha la fortuna di nascere al vertice, perché le donne al tempo nel Rinascimento italiano, ma non solo italiano, dovevano nascere molto in alto per rimanere molto in alto. Margaret Thatcher è quella che si chiama una donna che si fa da sola, e
E quindi nasce da una famiglia semplice, i conservatori la prendevano in giro, dicevano la figlia del droghiere, però riesce a costruirsi una professionalità e una cultura che poi hanno fatto storia. Io credo che il merito e la cultura e la solidarietà siano i temi più salvifici, più salvifici a cui possiamo pensare in questa fase così difficile. In Italia non vedi nessuno più contemporaneo. Sai, è molto difficile rispondere a questa domanda, non perché non ci siano grandi talenti, il nostro è un paese di genialità assolute, di talenti individuali straordinarie, quindi i nomi potrebbero essere molti. Quello che secondo me manca è un po' il senso della cornice. L'Italia è quella dei particolari di Guicciardini, quindi tanti geni alle volte portano a un totale, alle volte la somma non porta ad un totale. C'è un punto interrogativo sul fatto che potrà dare un totale o no. Bellissima risposta, anche molto diplomatica. E allora ci vogliamo così riferire a questo premio. Sai che Antonella Sotira, questo suo percorso, vorrei dire, ecco, non è più neanche un premio, è un percorso letterario dove è riuscita a collegare il mondo della legalità, il mondo giuridico con quello della letteratura. Poi in realtà quello che è venuto fuori è che i giuristi, avvocati, magistrati che siano, alla fine riescono a fare un po' tutto, no? Ne sappiamo qualcosa. E riescono anche a lanciarsi nel mondo letterario in maniera molto, insomma, con facilità, diciamo così. Allora, Antonella, oltre ad essersi agganciata al premio Bancarella, dove proprio una sezione sarà aperta per il suo premio Ius Gustando, è entrata pure nel premio Printemps Italien che si svolgerà nel giugno del 2020, non so quale edizione sarà, 21, 2021 a Bordeaux in Francia, organizzato da Stefania Graziano. Allora, vogliamo dire in due parole, in francese direttamente, tu sai bene il francese, quindi vogliamo rispondere a lei. Qu'est-ce que tu dis au français à propos de ton livre, à propos de Catherine de Médicin? Qu'est-ce qu'on va faire? On peut dire une chose très simple. Catherine de Médicis était italienne, mais en fait était française d'adoption. Donc je pense que la capacité d'unir deux pays comme la France et l'Italie, surtout dans une période aussi difficile que celui-là, ça fait la différence. J'aime bien le nom Printemps parce que nous, on espère d'avoir véritablement un printemps et une renaissance. Moi, je suis convaincue qu'on peut y arriver, mais je répète, on peut y arriver avec des liens très forts entre nos pays, donc la France et l'Italie, l'Italie et la France. On l'a fait pendant la Renaissance, on a fait toujours ça pendant l'époque de Napoléon, et j'espère que c'est encore le cas cette fois-là, parce que la situation se peut être encore plus compliquée. Donc, je me réjouis, je suis très contente de cette initiative. Je suis convaincue que ça va donner des grands espoirs à tout le monde. On doit travailler ensemble pour arriver jusqu'au bout et sortir de l'impasse. Ça, c'est donc, on doit arriver à le printemps de l'année prochaine, doit être aussi un printemps de l'âme, et on l'espère. Merci. Avete capito che Oui. una candidatura ad ambasciatore agli italiani in Francia. Évidemment, oui. Et moi aussi avec elle, la segretaria. Avete inteso la Avec beaucoup de candidatura. plaisir. Allora, finito, Bon grazie, chance. grazie. J'aimerais bien que vous, le président, Alessandro, abbiamo mantenuto i tempi. Grazie.